Allora, Presidente, no, inizio subito col dire, non so se parlo per il gruppo Movimento 5 Stelle, ma sicuramente parlo per me. E allora, cosa succede? La mozione nelle premesse, ne considerando, è perfetta. Io mi sento poi tra l'altro chiamata in causa perché la maggior parte dei debiti fuori bilancio si sa che si fanno, ahimè, nei lavori pubblici, sono la gran parte, non tutti, però riguardano purtroppo somme, urgenze che appunto vanno a prolificare i debiti fuori bilancio. Non solo, da lavori fatti, anche non in somma urgenza, abbiamo visto ultimamente in commissione lavori pubblici, nascono dei debiti fuori bilancio. Che, come abbiamo visto, diventano l'articolo A del famoso, diventano la lettera A del famoso articolo 194,2 del TUEL. Questo sta a significare sentenza, ma non solo sentenza. Si apre tutto l'iter poi del processo esecutivo che appunto viene aperto con un atto di pignoramento presso terzi e quindi, anzi, decreto ingiuntivo mai opposto, poi tra l'altro, e questo è una cosa anomala, oppure opposto molto raramente, poi si inizia il procedimento esecutivo con atto di pignoramento fino ad arrivare poi alla designazione da parte del giudice e talune volte abbiamo visto anche atti di precetto, insomma, alla fine questi contenziosi prendono una strada con aggravio di spese legali in primis e poi di interessi legali su somme già importanti e quindi, come sappiamo noi avvocati, gli interessi legali vanno poi a prolificare altrettante somme importanti. Allora, io più volte anche in commissioni congiunte con bilancio, ormai un paio d'anni fa e ora in commissione lavori pubblici, ho sempre chiesto quando si affacciava l'assessore Lemmetti se fosse stato costituito un fondo che ogni anno si mette da parte, si usa insomma nelle amministrazioni, negli enti parastatali. Un fondo dove appunto andare ad attingere per spese che riguardino sia la sorte capitale di questi contenziosi, sia poi le spese di lite e gli interessi. Questo fondo è un accantonamento fondi, così si chiama, viene fatto, stabilito e fatto studiando la passività dell'ente negli anni precedenti, in modo tale da delineare poi ogni anno questo fondo di passività. È stato sempre risposto che questo fondo ci fosse. Sarebbe però importante capire allora come mai, no? Questo aggravio di spese. Perché vi dico questo? Perché interrogando gli uffici viene fuori che a noi questi debiti fuori bilancio da sentenza, partiamo dalla sentenza, già in modo autonomo la sentenza diventa già debito fuori bilancio, già che viene messa dal giudice. In più, proprio per lavorare questa sentenza che è già un debito fuori bilancio, gli uffici si perdono nei vari cavilli e devono chiedere ogni volta lo stanziamento di somme. Badate bene, ogni volta che si chiede lo stanziamento di somme con quella precisa somma, con quei precisi interessi, nel momento in cui la delibera arriva all'Assemblea Capitolina, però già è passato del tempo per cui si sono accumulati altri interessi su quella somma. Quindi è un cane che si morde la coda. Allora, questo per dire cosa? È interessante sapere, prima di tutto, come tutto l'iter che potrebbe essere distorto, perché ad oggi interrogando gli uffici non si capisce, capire anche le responsabilità, perché vediamo pure che tanti debiti fuori bilancio nascono nel 2014 e già ci vuole una marea di tempo per arrivare poi in Assemblea Capitolina, veramente eccessivo. Quindi dove l'ingranaggio si interrompe, di chi è la responsabilità? Perché
Allora, perché parlo di un voto, di un'espressione mia o di voto? Perché, visto che le premesse sono importantissime, visto ciò che chiede l'OREF, però è chiaro che bisogna tramutarlo poi in una cosa che riguarda i consiglieri che propongono e chiedono poi il voto. Quindi si impegna la sindaca e la giunta a valutare l'organo da costituire per operare ogni opportuno controllo e questo ci sta. Ma come dicevamo l'altra volta, secondo me, a mio avviso, non ci può stare considerando anche l'ipotesi di una commissione di indagine, articolo 95, che è prerogativa dei consiglieri. Io capisco che la sindaca è un consigliere, ma è anche vero che leggendo, perché bisogna leggerlo anche in toto il regolamento comunale, quando la sindaca si muove, la sindaca, il sindaco si muove espressamente previsto. Nell'articolo 95 invece si parla solo di consiglieri, quindi sono i consiglieri in caso che devono appunto muoversi, che devono chiamare una commissione di indagine ex articolo 95, che possiamo benissimo fare. E quindi io propongo che questo il deliberato dovrebbe diventare, dopo la virgola, dopo ogni opportuno, fermo restando l'ipotesi di una commissione di indagine così da appunto realizzarsi, da richiamare ex articolo 95, cioè la sindaca valuta un organo, però fermo restando che i consiglieri potranno comunque dar vita ad una commissione d'indagine. Perché, Presidente De Vito, io insomma, dopo 7 anni di consiliature in opposizione, in maggioranza, voglio dire, voglio riaffermare con forza il ruolo di consigliere. Se addirittura demandiamo alla sindaca, che voglio dire è una consigliera, ma è una consigliera diciamo, di un grado elevato, no? Addirittura l'ipotesi di una commissione d'indagine, mi sembra che venga sminuito in gran parte il ruolo di consigliere, la prerogativa dei consiglieri che autonomamente possono mettere su una commissione d'indagine a prescindere poi dall'organo, no? Previsto. Che può indicare la sindaca e anzi possono lavorare in sinergia. Per me questo è fondamentale, quindi io non so, purtroppo ho parlato prima della maggioranza perché non so nemmeno se parla, io purtroppo se non cambierà questo dispositivo dovrò votare astenuto, perché le ripeto, mi dispiace che viene messo in un piano secondario il ruolo del consigliere, che è tutelato come prerogativa dal regolamento del comune, che mi sembra abbastanza chiaro sull'articolo 95. Grazie. Grazie.